Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo mio gameplay walkthrough che sto portando avanti su Pentiment dovremo andare all'inizio, siamo all'inizio dell'atto 2, in biblioteca da Madre Illuminata perché vi ricordo che Madre Cecilia è morta in questi 7 anni. Sono passati 7 anni dalla fine del primo atto e siamo tornati dopo 7 anni qui a Tassing con il nostro apprendista che vedete lì, Caspar. Qui intanto c'è un foglietto. L'hai lasciato cadere tu, Caspar? Scommetto che è uno di quei biglietti che avevamo già trovato nel passato. No, non credo, maestro. Che splendida salligrafia. Anzi, calligrafia, maestro Andreas. L'avete scritto voi? Sei stato avvertito. Avvertito? In che senso? A che proposito? Ha a che fare con l'omicidio avvenuto l'ultima volta che sono stato qui. Com'è possibile? Pensavo che avessero catturato il colpevole. Sì, ma è complicato. Andiamo in biblioteca, Caspar. Va bene, maestro. Andiamo, andiamo. Abbiamo parlato con tutti gli abitanti del villaggio. Abbiamo conosciuto qualche faccia nuova. Quindi diamo un'occhiata se loro hanno dei dialoghi nuovi, ma non credo. Anche qui fuori c'è un personaggio nuovo, Samuel, nope. E a questo punto direi di andare direttamente in biblioteca, non penso che sia cambiato molto rispetto al giorno precedente. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pentiment e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, ovviamente. Condividete anche questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati in un videogioco un po' vecchio stile come questo. Una bella avventura grafica investigativa. Non possiamo entrare in foresteria, ma perché è sempre chiusa? Oppure è chiusa per noi? Possiamo entrare in casa dell'abate? Attenzione! Salve, Gernot. Non ci parla. Strano. Qui c'è Mirabilis, l'avevamo già accarezzato altre volte. Di qua si può andare nei recinti degli animali. Cantina, refettorio, chiostro, sala capitolare. Vediamo se è cambiata in qualche modo la sala capitolare. Diamo un'occhiata, eh. No, non è cambiata molto. A questo punto andiamo in biblioteca. Salve, Gui. Andreas, fratello Gui, cosa fate qui fuori? Padre Gernot mi ha chiesto di informare i cittadini che il santuario è chiuso. L'avevamo già visto, l'avevamo già scoperto nello scorso episodio. Chiuso? Con tutto quello che sta succedendo? Per quale motivo? Il padre Abate ha ordinato di portare la mano nella chiesa. I pellegrini sono i benvenuti se vogliono visitare la reliquia, ma è proibito per i cittadini. Che cosa? Perché? L'abate ne ha abbastanza dai contadini e dai cittadini che si ribellano all'abbazia. È il loro legittimo signore. L'abate è stato più che generoso, ma non lascerà correre questa sciocchezza dei 12 articoli. L'abate si rifiuta di lasciare la reliquia a rischio di istruzione. La mano di San Maurizio è l'unica cosa che mantiene aperta l'abbazia. Capisco, per quanto tempo rimarrà chiuso il santuario? Tassing dipende da San Maurizio tanto quanto l'abbazia. Cosa mi dite della fede dei cittadini? In tal caso possono smettere di tenere un comportamento così eretico e peccaminoso. L'abate sta solo cercando di proteggere la reliquia, niente di più. Dubito che sia l'unica cosa che ha in mente. No, non posso dire subito questa cosa. Nessuno vuole distruggere la mano di San Maurizio, Guy. L'abate è un uomo crudele e voi non siete migliori difendendolo. No, non possiamo attaccarli così immediatamente, anche se ormai tanto siamo già a ferri corti con loro. Però andiamoci cauti. E le lamentele dei contadini? Il padre Abate ha fatto tutto il possibile. Fino a quando i contadini non vedranno la ragione, la reliquia rimarrà nella chiesa. Prego che i cittadini e l'abbazia possano risolvere rapidamente questo problema allora. Anch'io, Dio ti benedica, Andreas. Ok, non siamo andati proprio cattivi, eh. Oh, salve Margarete. C'è nessuno? Chi è là? Salve, suor Margarete. Sono Andreas Mahler, l'artista. Oh, maestro Mahler.
Madre illuminata ha detto che è ritornato. C'è qualcun altro con te? Sì, il mio apprendista, Caspar. Salve. Dio ti benedica, Caspar. Odori di vernice ancor più del tuo maestro. Suor Margarete è cieca, si affida agli altri sensi, Caspar. Sii educato, Caspar. Suor Margarete non può vedere. Oh, grazie. Non ci vedo bene, ma posso ancora sentirvi entrambi. Comunque, devo andare. A Madre Illuminata non piace quando veniamo distratte dai nostri doveri. Naturalmente, a più tardi, sorella. Dio ti benedica, Maestro Mahler. E anche a te, Caspar. Dite che c'è ancora Suor Zdena, quella che ci eravamo bombati allegramente nel primo atto. Vediamo se è da qualche parte. Qui dentro non c'è nulla, ok. Nella casa della priora. Di qua posso andare? No, non si può proprio più andare di lì. Quei fiori li abbiamo già visti, vero? Il partenio. Sì, avevamo già avuto questo dialogo. Possiamo però entrare qui. E niente, quindi non c'è letteralmente più nessuna interazione. Anche qui mi sembra che avevamo già. Sì, avevamo già interagito con tutti i fiori qui. Sì, assolutamente. Ehi, grazie, ho capito. Qui abbiamo trovato la pala insanguinata. E c'è Mousefanger, va bene. Il cacciatore di topi e coniglie. Quindi nel santuario non si può entrare, ma nella chiesa sì. Quindi entriamo e diamo un'occhiata in giro. È la prima volta che possiamo esplorare l'abbazia dopo dopo i 7 anni. Andreas, oh, è meraviglioso rivederti. Come procedono le cose a Norimberga? Intanto vi ricordo che questo frate qui, Rudiger, e Mathieu, li avevamo sorpresi a copulare in biblioteca di notte, eh. In realtà sono stato a Parigi di recente. Norimberga è meravigliosa, però. Norimberga è la stessa di sempre. Ah, beh, è bello vederti in ogni caso. Perdonami se te lo chiedo, ma come ti è parsa la musica a Parigi? Bellissima. Mottetti e chanson erano piuttosto popolari. Penso che vi piacerebbe molto. Credo di sì, grazie. Forse se Dio ci benedice, potremo vedere presto alcune di quelle composizioni. Amo la nostra musica, ovviamente, ma sono interessato a ciò che viene creato attraverso la cristianità. Suppongo che tu sia venuto a rendere omaggio a fratello Piero. Mi dispiace tanto, Andreas. Era un uomo meraviglioso e un fedele servitore di Cristo. Era un amico e insegnante. Beh, nonostante le circostanze, è bello rivederti. Dio ti benedica, Andreas. Ok, nessuna menzione a quell'evento. Salve, Matteo. Maestro Mahler? Ah, fratello Matteo, come state? Priore Matteo, ora. Poco dopo che Ferenc ha incontrato la sua fine. Sto bene, grazie. Non ti disturberò con domande sulla tua vita e sul tuo lavoro. È chiaro che hai fatto carriera. Certo, mi dispiace per fratello Piero. So che avete lavorato a stretto contatto nello scrittorium. Manca a tutti noi. Vorrei essere tornato in tempo per vederlo. Mi dispiace, se Dio vuole, un giorno ci rivedremo tutti. Ora, se volete scusarmi, devo tornare ai miei doveri. Dio vi benedica, Andreas. Che i frati sono molto più freddi. Oh, salve, Edok. Chi va là? Sono Andreas, fratello Edok. Andreas Mahler. Oh. Oh, Andreas, il giovane artista di Norimberga. Non sono più tanto giovane, fratello. No, tu sei ancora giovane. Quando sei stato qui l'ultima volta io pensavo di essere vecchio. Mi sbagliavo. Ora sento il vero peso degli anni sulle mie ossa. Come le onde dell'oceano sulle scogliere di Port Kragen, il tempo mi ha logorato. Ma cambiamo argomento. Come stai, Andreas? Dio è stato generoso con me. Bene, ricordati di condividere la tua fortuna con gli altri quando puoi. Sembrate più a vostro agio adesso rispetto all'ultima volta che vi ho visto. Dice? Può darsi. Forse ho lavorato nello scrittorium più di quanto questo corpo potesse sopportare. Mi ha fatto male le articolazioni e ha messo a dura prova il mio amore fraterno per Gui. Lo scriptorium mi ha tolto la vista e l'uso delle mani, ma quando è stato chiuso,
ha anche alleviato il dolore del mio cuore. L'abate si accontenta di lasciarmi servire il Signore attraverso la preghiera e la contemplazione. E così accontenta anche me. Mi dispiace, Andreas, ma ora devo riposare. È bello sentire di nuovo la tua voce, Akirsau. Dio ti benedica. Dio vi benedica, fratello Edok. Ok, abbiamo incontrato anche Edok. Andiamo nella casa del priore. Questa ora è la casa di Matteo. Qui dentro avevo trovato un sacco di indizi interessanti. E grazie ai quali abbiamo incriminato Ferenc, tra l'altro. Entriamo nello scrittorium. Lo scriptorium cadde presto in rovina dopo che padre Garnot chiuse la biblioteca. Ok, la biblioteca dovrebbe essere qui. Ah, Zdena, eccola! Eccola Zdena. Prima però di andare lì vorrei finire di esplorare l'abbazia. In chiesa ci siamo stati. Andiamo nel dormitorio. Vediamo se c'è qualcuno qui. Nessuno. Ok, allora torniamo nel chiostro. E esploriamo per bene. Cucina e cantina. Salve, Voislav. Dio ti benedica, Andreas. Bentornato a Kersau. Cosa ti riporta all'abbazia? Sono di ritorno a Norimberga, ma volevo rendere omaggio a fratello Piero durante il rientro. Oh, certo. La sua tomba è ben tenuta, te lo assicuro. Grazie, fratello Voislav. Sono contento di saperlo. Rimarrai a Tassing abbastanza lungo per la festa della vigilia di San Giovanni? Può essere umile, o meglio, utile, credo. Può essere umile rispetto a quelle delle città. Ma tutti a Tassing non vedono l'ora di parteciparvi. Davvero? Maestro Andreas, possiamo? Non sono uno che perde una festa. Evviva, grande maestro! Anzi, grazie maestro. Sono sicuro che sarà piuttosto singolare rispetto a quello a cui sei abituato, ma è uno dei più grandi eventi di Tassing. Ad ogni modo, è meglio che torni a lavoro. È bello rivederti, Andreas. Dio ti benedica. Dio vi benedica, fratello Voislav. Ora, a questa festa, o questa festa è il finale del secondo atto, oppure è a questa festa che accadrà la cosa su cui poi noi dovremo investigare nel secondo atto. Salve Lucas. Dio ti benedica, maestro Mahler. Dio ti benedica, fratello Lucas. Come va? Lavori ancora in cucina? Sì, assisto ancora a fratello Voislav. Di recente ho preparato cene più complesse per padre Gernot. Il resto dei fratelli mangia piatti più semplici, ma l'abate ha il privilegio di cibi provenienti da tutto il mondo. Perché l'abate ha bisogno di cibi così raffinati? Beh, lui è l'abate. Fratello Voislav dice che l'abate ottiene sempre il meglio. Ha detto che padre Mattias era strano perché mangiava lo stesso cibo del resto dei fratelli. Non mi dispiace però, di recente ho imparato molti nuovi modi di cucinare. Cosa stai cucinando ora? Fratello Voislav mi ha mandato a prendere qualcosa per lui, ma non ricordo cosa fosse. Qualcosa della cantina, forse? Probabilmente. C'è così tanto lì dentro, però. Forse se riporto qualche cipolla ne sarà felice. Abbiamo sempre bisogno di più cipolle. Allora ti lascio continuare. Ok. Qui c'è il giardino grande, però io vorrei ritornare in cucina per andare in cantina. Qui sotto era stato imprigionato Piero. Oh, una cutscene? Strano. Ma come ha fatto il gatto ad arrivare qua? C'è un passaggio segreto anche qui? Dai da mangiare al gatto, vai. Dagli le salsiccione. Per la salsiccia che è più grossa di due. Che strano però. Ma cosa serve sta cosa? Torniamo su. E a questo punto si può uscire e ritornare qui nel... Questo è il refettorio, giusto? Sì. Qui già fatto. Qui torneremo nel giardino grande. No, torniamo nel chiostro. L'abbazia è talmente grande che va esplorata per bene. Ho il dormitorio già esplorato e non c'è nulla. Cimitero ci andremo dopo. Refettorio l'abbiamo appena fatto. Cortile e lavatorio. Ecco qui. Qui dentro non c'è nessuno. Ok, nel cortile non c'è nulla. Giardino grande, ci andremo dopo.
L'acquarium del monastero. Andiamo a vedere. Ok, anche qui nulla. Sala capitolare. Ci eravamo già andati. Andiamo in infermeria. San Luca, sì. La maggior parte di queste medicine sono state preparate da Agnes Steinauer con l'aiuto di Suor Gertrude. Salve Florian. Andreas Mahler, che bello vederti. Come stai? Abbastanza bene, sì. Bene, ti vedo in forma. Cosa ti riporta qui? Volevo rendere omaggio a fratello Piero. Ah, certo. Mi dispiace, Andreas. So che è una magra consolazione, ma ha vissuto una lunga vita con poche sofferenze. È morto all'improvviso durante le lodi. Era molto amato da tutti qui, anche da quelli che fingevano il contrario. Sono sicuro che apprezza il gesto. Per quanto riguarda la tua visita, non ho l'autorità dell'abate per parlare, ma la tua presenza è sempre gradita. Quanto è buono il tuo italiano? Non male. Ho letto tutti i testi medici italiani che Klaus Drucker è riuscito a procurarsi. Davvero? Quanti sono? Oh, non li ho contato, ma tanti. Il testo di Leoniceno sulla malattia francese, che sarebbe stato utile per il barone tanti anni fa. Il Fasciculus Medicinae. Medicine. Una nuova opera da Venezia. Xilografie meravigliose. Oh, il fiore della medicina di Salerno. Sapevi che l'hanno tradotto in ebraico? E in occitano? Immagina, un contadino nei campi della Provenza che legge la saggezza medica di Salerno. Ok, ha iniziato a scrivere con la stampa, va bene? Immaginate un mercenario polacco che lo legge. È davvero notevole. Cosa farebbe un contadino con la saggezza medica di Salerno, infatti? Oh, non è afferrato il punto, Andreas. La conoscenza, che un tempo illuminava solo menti di monaci e nobili, è ora a disposizione di tutti. Che meraviglia questi libri. Ah, mi sono lasciato trasportare. Comunque è bello vederti, Andreas. Alla prossima. A presto. Ok, abbiamo parlato anche con Florian, quindi. E abbiamo esplorato per bene anche tutte le entrate, tutte le stanze del chiostro. Quindi possiamo uscire nel giardino grande. Nella sala capitolare. E entriamo un'altra volta giusto per sicurezza, vediamo com'è. Non c'è nessuno. Ok, non c'è nessuno, allora torniamo indietro. Ah, nella casa dell'abate ci siamo già stati, sì. Vediamo se però ha qualcosa da dire a noi ora. No, niente da fare. Qui ci siamo già stati, andiamo a vedere invece qui sotto, nei recinti degli animali. Magari c'è qualcuno qui. O ci sono delle interazioni. E infatti c'è Volkbert, salve. Oh, maestro Andreas, è passato così tanto tempo. È bello vederti, fratello Volkbert, come stai? Sto bene, ora sono un monaco. Anche fratello Lucas. Faccio ancora lo stesso lavoro, ma ora ho le stesse vesti degli altri fratelli. L'abate ti sta trattando bene? Sì, il lavoro è duro, ma sono felice. È bello saperlo. Ti lascio il tuo lavoro, fratello. Dio ti benedica, maestro Andreas. Ok. Si può entrare ora nel macellaio? Nel macello. Beh, non posso. Non mi fa. Ah, ok, no, da qui ok me lo fa. Però non si può entrare nel macello. Sì, entrare nel macellaio, cosa vuole dire? Vabbè. A questo punto andiamo via di qui. Abbiamo esplorato in questa zona. Si può entrare qui sopra, però. Ah, non c'ero entrato nel primo atto qua. Chissà se mi sono perso qualcosa. Andiamo nel cimitero ora. E diamo un'occhiata in giro, eh. Questa è la tomba di fratello Piero. Sì. Riposa in pace, vecchio amico. Madre Cecilia, la lapide è di buona fattura. La sua famiglia deve averla commissionata. Ok. Sì, però metti riposa in pace, per favore. Grazie. Di qua si va al chiostro, però al chiostro ho già fatto tutto. Andiamo al vecchio bastione. E siamo tornati qui. E a questo punto possiamo andare nello scriptorium.
Salve Zdeno. Oh, Andreas, sei tornato? Sembri sorpresa di vedermi. Solo sorpresa di quanto sei cresciuto di importanza. Un maestro artista ora, eh? Sai, sono cresciuto anche io, in vari modi. Finiamo ciò che abbiamo iniziato, sorella. Oh, non essere ridicolo, Andreas. Non ti sto assecondando di nuovo. Assecondarmi? Ti sei praticamente buttata su di me. Ero giovane e immatura. Lasciamocelo alle spalle, ok? Non hai dovuto sopportare la lavata di capo che Madre Illuminata mi ha dato. Sei finita nei guai? Io ho dovuto fare penitenza, ovviamente. E ho dovuto aiutare Suor Gertrude in giardino per un mese intero. Non è stato orribile. Mi è piaciuto lavorare fuori nelle belle giornate. Il giardino è bellissimo. Ero giovane e sola. Non hai idea di quanto sia noioso un convento per una giovane donna. Non può essere così male, non ascolti comunque, Madre Illuminata. Hai più libertà tu qui dentro di quanto ne abbia io nel fare lo schiavo e nei mecenati in Gonimergo, cosa che gliene frega lei. Quindi ignori i voti che hai fatto davanti a Dio. Ma no, ma perché? Beh, mettiamola prima. Non l'ascolto perché non ho mai voluto questo. Non sono come te, Andreas. Non ho mai scelto questa vita. La mia famiglia non poteva sposarmi con nessuno di rango superiore, così hanno fatto donazione all'abbazia. L'importo era abbastanza consistente da permettere all'abbazia di accogliermi come suora. Sono stata costretta a prendere l'abito. Amavo la mia vita prima di Cresau. Almeno tu hai scelto la tua vocazione. Io sono stata spinta nella mia e poi dimenticata. Non ne avevo idea, mi dispiace. Ho accettato dove sono ora. Ne traggo il meglio che posso. Però è un peccato che non siamo mai riusciti a finire quel bacio. Baciala. Ah, mi dispiace, Andreas, dovrei farne a meno. Dovrei tornare ai miei doveri. Grazie per aver parlato con me, Andreas Mahler. A più tardi, Suor Zdena. Ok, possiamo andare in biblioteca. Eccola qua, Suor Illuminata. Se può interagire con qualcosa qui dietro? No, qui dietro è dove si sono bombati Zdena. Il passaggio segreto che è ancora aperto, nessuno l'ha chiuso, va bene. Vai, illuminata. Dio ti benedica, Andreas. Quanto tempo è passato? So che il padre abate ti intimò di non tornare quando andaste via, ma speravamo di avere tue notizie. Sì, vi porgo le mie scuse. Avete ragione, ovviamente. È bello rivedervi, Madre Illuminata. Questo è il mio apprendista, Casper Ziegler. Di Salisburgo. Dio vi benedica, Madre Superiora. Dio benedica anche te, giovane Caspar. Non saluti la tua aiutante bibliotecaria preferita? È bello vedere. Suor Zdena? Questo è tutto? Hai già dimenticato quella volta che ti ho aiutato a trovare un libro molto speciale? Ne ho un vago ricordo. Ah. La crudeltà della scarsa considerazione. Ma abbiamo parlato con lei fuori dalla porta. Questa cosa non ha senso, però. Fate silenzio, voi due. Certo, Madre Superiora. Andreas, speravo fossi maturato in questi anni, ma suppongo che non sia più un mio problema ormai. Perdonatemi, Madre Illuminata. La nostalgia ha avuto la meglio sul mio contegno. Ti perdono, ma ti prego di comportarti a modo fin tanto che sei nella biblioteca. Mi dispiace che tu debba vederla in un tale stato. È utilizzata molto raramente ormai. Cosa è successo? Dopo l'omicidio del barone Rottvogel abbiamo avuto sempre meno ricchi mecenati. I pochi che restavano hanno perso interesse. È più facile commissionare nuovi lavori alla Gilda di San Luca o ai singoli maestri nelle grandi città come Norimberga. Padre Gernot non riteneva utile mantenere aperti lo scriptorium e la biblioteca. La maggior parte di questi libri è praticamente abbandonata. Dopo la morte di Madre Cecilia, né io né Suor Zdena abbiamo avuto il tempo di lavorare al nostro inventario. È terribile. Kiersau era uno degli ultimi scrittori monastici in Baviera. Come amava dire fratello Piero, ogni cosa cambia con lo scorrere del tempo. Ora non facciamo che vendere i libri ad acquirenti interessati, un incarico che Padre Gernot ha affidato a me. E a Suor Zdena, ovviamente. Bene, sono impaziente di vedere cosa avete a disposizione. Maestro Andreas, magari potreste cercare un libro per la piccola Magdalene? Qualcosa che non esiste ancora in versione stampata?
Ottima idea, Caspar. Ok, quindi ora dobbiamo andare in giro, immagino. Qua, leggi. Parzival, forse Klaus non avrà obiezioni su questa storia d'amore, data la sua enfasi sulle virtù cristiane. È scritto in un tedesco un po' datato, ma sono sicuro che lo capirà, con l'aiuto di Klaus. Chi può dirlo? Forse ispirerà la sua immaginazione. Poi possiamo salire, immagino, no? Sì. Abbiamo altri libri qui. Ah, sembrerebbero traduzioni latine di alcune omelie di origine. Purtroppo il libro è in parte bruciato. Forse non è il regalo più adatto a una ragazza. Un momento. È la stessa calligrafia dei biglietti che trovai quando il barone fu assassinato. Chiunque lo abbia scritto è l'autore di quei messaggi. Devo parlarne con l'Illuminata. Attenzione! Out of nowhere, a casissimo, arriva un indizio importantissimo. Una copia della leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Ogni buon cristiano dovrebbe conoscere le leggende dei santi. E il latino è abbastanza semplice. Dovrebbe riuscire a leggerlo in breve tempo. Oh, il Filobiblon di Richard de Bury. È un testo sulla raccolta e la conservazione dei libri. Forse è da qui che i Illuminati Cecilia hanno imparato ciò che sanno. Di sicuro è un buon libro per la figlia di uno stampatore. Ok, saliamo di nuovo. E se ci fossimo fermati in basso, dopo il primo libro, avremmo perso quell'indizio, eh? De Animalibus di Alberto Magno. Un semplice bestiario all'apparenza, ma in realtà contiene molte conoscenze su svariati argomenti. Potrebbe far sorgere un interesse per gli animali e il mondo naturale, e le illustrazioni sono magnifiche. Ok, ora abbiamo un po' di libri tra cui poter scegliere. Il regalo per Magdalena. Chissà se possiamo prenderli tutti o possiamo, o dobbiamo decidere già da qui. Hai deciso di acquistare qualche libro? Sì, solo uno. La copia del De Animalibus di Alberto Magno, la leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Ho visto un bel Parzival, prenderei quello. Il Filobiblon. Io andrei con il De Animalibus di Alberto Magno. Contiene un vero tesoro di conoscenze e sono sicuro che lo leggerà con piacere. Sarà la figlia di Klaus Drucker, Magdalena, a farlo. Il latino potrebbe essere un ostacolo per lei, ma sono certa che con la perseveranza saprà superarlo. C'è altro di cui hai bisogno? Sì, madre illuminata. Cosa sapete di questo libro? Nulla. È la prima volta che lo vedo. Dove l'hai trovato? L'ho visto su uno degli scaffali inferiori. Non credo sia sul nostro catalogo. I bordi sono bruciati. Perché? Come posso scoprire da dove viene e chi l'ha scritto? Se non è nel nostro catalogo, temo di non sapere a chi possa chiedere. Se fosse un'aggiunta recente, gli unici che avrebbero potuto sapere qualcosa sono Madre Cecilia e Padre Mattias. Giusto, e non ho portato nessun libro per le evocazioni. È un peccato. Chi ha scritto questo libro è l'autore delle lettere che trovai durante le indagini sull'omicidio del barone. Quelle vergate in una splendida calligrafia? Fratello Edoc me ne parlò. Forse lui sa qualcosa di questo libro. È qui da più tempo di chiunque altro. Perché l'autore delle lettere avrebbe scritto un libro nella nostra biblioteca? Beh, questo è il dilemma. Chiunque l'abbia fatto è il burattinaio. Eh? Una persona che stava manipolando gli abitanti di Kersau Tassing, tirando fili nell'ombra per spingere qualcuno a uccidere il barone. Pensavo fosse stato uno dei fratelli a uccidere il barone. È così, ma il barone fu attirato nella sala capitolare da qualcuno che conosceva i segreti di Kersau e Tassing. Temo che non possiamo aiutarti più di così a capire da dove provenga il libro. Tuttavia, visto che non è nel nostro catalogo ed è già danneggiato, dubito che al padre abate importerebbe se lo tenessi qua. Perfetto, grazie. Sono felice che qualcuno si sia preso la briga di salvarlo dalle fiamme. E dovremmo andare a mangiare, ma io andrei a cercare Edoc. Mangia con i Drucker. Ok. Prima però cerchiamo Edoc, che dovrebbe essere qui fuori. Te non dici più nulla, vero? No, ok. Vediamo se è ancora qui. Non è più qui Edoc. Dove è finito Edoc?
Qui dentro non c'è nessuno. Andiamo al cimitero, vediamo se è qui. Non sembra essere qui, Edok. Vediamo se lo becchiamo in cucina. Zero proprio. In cantina magari. Neanche. Nel refettorio. Saranno qui a mangiare i frati, no? Infatti. Lucas non mi dice nulla, però qui dietro c'è qualcosa. Ah, ok, posso uscire per il chiostro, no. Salve Edok, devo parlare con lei. Sei di nuovo tu, Andreas? Sì, fratello. Vorrei farvi alcune domande sul libro. Oh, temo di non poter essere di grande aiuto. Ormai riesco malapena a leggere. Ve lo posso descrivere? È un libro delle omelie di origine, scritto in un'elegante calligrafia. Ed è bruciacchiato sui bordi. Sì, lo conoscete? Sapete da dove proviene? Chi l'ha scritto? Andreas, dimentica questo libro. Cosa? Perché? Proviene da un luogo di fuoco in una terribile oscurità. Cosa significa? Questa copertina, questi fogli, portano i segni di un grande male. Anche un'anima può portare tali segni, per tutta la vita. L'anima di chi? Della persona che ha scritto il libro? C'è una presenza che veglia su questo luogo, Andreas. Una presenza che desidera che le cose rimangano come sono. Suor Margarete mi disse che prima che il barone fosse assassinato, sentì l'odore della presenza del diavolo a Kersau. Vi riferite a quello? Non posso dirvi altro, Andreas, mi dispiace. Che cosa? Davvero? Non potete dirmi nulla di più? Non oso, per il tuo bene. Dio ti protegga. Ok. Gerno non dice nulla, Matteo nemmeno. Dato che sono tutti qui, provo a parlare con tutti, vediamo se c'è qualcuno che fa un dialogo. No, nessuno. A questo punto usciamo tranquillamente. Dal chiostro ce ne andiamo. E andiamo a mangiare dei Drucker. Qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ah, possiamo andare però dall'Ercio. Ora è giorno. In teoria ci sono adesso loro. Vediamo. C'è solo il Lercio, ma non c'è l'altro. Oh, ciao, maestro Mahler. Ti trovo bene? Grazie, Lercio. Come stai? Sto abbastanza bene, presumo. Vaxelab è andato per la sua strada alcuni anni fa, cosa che suppongo fosse destinata ad accadere. A volte mi manca la compagnia. Ma ora non c'è più nessuno che mi tiene lontano dai miei pettegolezzi. Ma nemmeno nessuno a cui dirli, però. Ho sempre un debole per le nuove informazioni. Forza, Lercio. A metà della gente a Tassing fischieranno le orecchie alla fine, maestro Mahler. E a quasi tutti nell'abbazia. Qualche giorno fa ho visto un altro corriere dell'Imperial Richpost all'abbazia. Fratello Gui ha lasciato cadere la borsa una volta. Sembrava pesante. L'abbazia deve stare meglio di quello che dice l'abate. Succede spesso? Una o due volte al mese. Strano con quello che dice l'abate sull'abbazia in difficoltà. Non aiuta nemmeno il fatto che l'abate abbia inasprito le restrizioni vicino alla vigilia di San Giovanni. Quindi i cittadini combinano ogni sorta di malefatta. Che tipo di malefatta? Scommetto che Johan e Kat troveranno ancora un posticino in cui divertirsi. È praticamente tradizione a questo punto. Anche Veronica e Brigitta potrebbero uscire per un tuffo di mezzanotte vicino alla cascata. Sono anni che nuotano là fuori. Ora si sono fatti furbi, cercano di stare alla larga dall'abate. Proprio così, è un beota. Non ti ho visto al villaggio durante il discorso di Otto. Non stai con i contadini? Beh, la loro causa non mi riguarda molto, no? Sono preoccupato come chiunque altro riguardo i soldati che si avvicinano qui.
ma le nuove tasse e le restrizioni non mi infastidiscono. Capisco perché sono arrabbiati, ma io me lo sto cavando bene con meno di quello che hanno loro. Non cambierà comunque nulla per me se loro otterranno qualcosa dalle loro richieste. Potresti comunque sostenerli. Non voglio essere coinvolto, sto bene così come sono. Sostenerli sarebbe la cosa giusta da fare per un cristiano, immagino. Ma quando mai qualcuno si è comportato da buon cristiano con me? Il cristianesimo dice di aiutare senza aspettarsi nulla in cambio. È il dare che conta. È facile essere benevoli per gli uomini che hanno i mezzi. Tutto ciò che voglio è onestà, decenza. Ho lavorato per loro per anni, ma si rifiutano di trattarmi bene. Mi prendono in giro per la mia fede. Cieca, dato che devo tenere costantemente d'occhio la fornace, per giorni interi, e non posso andare in chiesa così spesso. Ridono perché puzzo, non posso farci niente. Dunque bisogna essere ancora più forti di cuore per perdonare le loro follie. No, non sono sicuro di avere tale forza in me. Vabbè, ora basta. Grazie per esserti fermato, maestro Mahler. Arrivederci, Lercio. A presto. Allora, abbiamo appreso dei pettegolezzi, tra cui appunto due coppiette che se ne vanno in giro la notte. Ora, una non sappiamo dove vada, ci ha solamente detto che escono. L'altra sappiamo che va alle cascate. Salve Thomas, niente. Entriamo nella chiesa, tu mi dici qualcosa? Nope. E non c'è modo di parlare con Suor Amelie, l'anacoreta che vive rinchiusa. Andiamo dai Drucker allora. Magdalene? Bah, Klaus. Sei tornato? Bene. Stiamo per sederci a mangiare. Tu e Caspar venite a noi? Certo, grazie Klaus. Andreas, Caspar, bentornati. Andreas, questi sono i miei amici, Benjamin e Rachel Sommerfeld. Stanno tornando a Praga. Buongiorno. Salve, scusate se non mi alzo, ma mi riesce difficile. Naturalmente, capisco. Piacere di conoscervi. Salve. Ciao. Sembrava una parola vera, Klaus. Impara qualcosa di nuovo ogni giorno. Tra non molto sarai in grado di leggere. Beh, allora apprezzerà il regalo che le ho portato. Oh? Consideralo un pegno in segno di scuse. Vai. Beh, vediamo un po' questo pegno allora. Ecco qua. Il De Animalibus di Alberto Magno. Andreas ha solo 2 anni. Finché non sarai in grado di leggerlo, lei può leggerlo tu. Vivendo nella casa di uno stampatore, imparerà in fretta. Grazie, è davvero un pensiero gentile. Forza, è il momento di pregare. Sembra sempre che i Sommerfeld non abbiano nulla in contrario. Niente affatto, siamo abituati a essere ospitati da famiglie cristiane. Grazie per avercelo chiesto, Klaus. D'accordo, allora guiderò io la preghiera. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni, che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Klaus, grazie ancora per averci permesso di stare qui. È stato un viaggio lunghissimo. Oh, è ora? Io, no, va tutto bene, credo. È solo che mi fa male dappertutto. Ad ogni modo, speravamo di riuscire a tornare a casa settimane fa, ma i combattimenti hanno reso ostico il nostro viaggio da Basilea. Basilea? E cosa ci fate a Tassing? Non mi pare che sia di passaggio per andare a Praga. Beh, vogliamo evitare di rimanere coinvolti negli scontri. Negli scontri tra la Lega Sveva e i contadini. Per questo il nostro itinerario può sembrare insolito. Eravamo a Basilea per affari, ma non volevamo abusare dell'ospitalità dei suoi abitanti. È davvero un posto così ostile nei confronti degli ebrei? Diciamo che a Basilea hanno cambiato idea così tante volte sugli ebrei che è meglio non rilassarsi troppo. La persona che ci ha ospitato è stata piuttosto gentile con noi, ma Benjamin ha ragione, non potevamo trattenerci a lungo. Conoscete lo stampatore, Johann Froben? No, non lo conosco. È uno stampatore di grande successo, ha trasformato Basilea nel fiore all'occhiello della stampa svizzera. Alle sue dipendenze ci sono miniatori e intagliatori fenomenali. Pensate che stampa persino libri in greco ed ebraico.
Ecco perché gli abbiamo fatto visita. Io e Benjamin stiamo creando dei caratteri in ebraico per lui. A quanto pare, quando dalla tua città vengono banditi tutti gli ebrei, risulta molto più difficile trovare degli ebrei che lavorino per te. Chi l'avrebbe mai detto? Vorrei solo che il nostro viaggio di ritorno a casa non fosse così lungo. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Beh, a me è andata bene. Non capita tutti i giorni di avere a cena due stampatori e un miniatore. Vero, non tutto il male viene per nuocere. Papà. Oh sì, grazie. E anche una futura stampatrice? A Tassing non si sono mai visti così tanti artisti sotto lo stesso tetto. È incredibile quanti progressi siano stati fatti nella stampa in così poco tempo. Alcune delle incisioni che ho visto sono davvero formidabili. E ogni anno vengono sviluppate nuove tecniche, nuovi caratteri, nuovi stili. Benjamin sta cercando di creare una scrittura più leggibile per lo Yiddish. Abbiamo i caratteri per l'ebraico. Ma sarebbe bello avere qualcosa di specifico per lo Yiddish. Potrebbe essere utile per stampare traduzioni della Bibbia a fronte. Non ci avevo pensato, anche se le nostre donne leggono lo Yiddish e non studiano le scritture. Non ancora. Non farti sentire dal rabbino Hayot. Vorrei che la nostra scrittura fosse più accessibile, specialmente per coloro che non leggono che leggono solo lo Yiddish. Infatti, non ci capisco nulla io. Ecco, qualcosa del genere. Mi assicurerò di mandarti alcuni campioni quando avrò finito, Klaus. Bene, mi piacerebbe. Uff. Sì, sto bene. Klaus, a cosa stai lavorando? Devo prepararmi a fare affari con i viaggiatori quando i passi riapriranno, ma di recente mi sono dedicato alla stampa dei 12 articoli per la città. 12 articoli. Grazie a padre Thomas, tutti in città hanno le capacità necessarie per leggere almeno quel foglio. È sulla bocca di tutti e pare che molte persone si stiano avvicinando al pensiero di Otto. Beh, l'hai sentito parlare tu stesso, Andreas. Cosa ne pensi di ciò che sta succedendo a Tassing? Penso che l'abate sia in una posizione difficile e che stia solo cercando una soluzione. L'abate è sempre stato un beota. Che altro ci si poteva aspettare? Non posso darti torto. Ricordi cosa è successo alla casa di Ottilia? L'abate gliel'ha portata via. Ha perso tutto. Ora lavora per padre Thomas. Cosa? La cosa ha stupito anche me. Anzi, ha stupito tutti noi. Ma è stato l'unico aiuto che le è stato offerto. Scusa, non volevo rimangare brutti ricordi. Stavo solo cercando di dire che i contadini non hanno avuto vita facile negli scorsi anni. E ultimamente anche peggio. Se l'abbazia versa in condizioni così gravi, deve pure esserci qualcuno a cui l'abate possa appellarsi per ricevere aiuto. E chi? Il Papa? Può darsi che il Duca di Baviera gli invii aiuti militari, ma dubito che gli mandi dei soldi. Potrebbe provare a parlare con Otto, può darsi che trovino una soluzione. E questo è il problema di mischiare il potere temporale con quello spirituale. Potrebbe parlare con Otto. Otto ci ha già provato, ma l'abate non è disposto a dargli ascolto. Vai, iniziamo a mangiare la zuppa di funghi. Siamo molto sensibili a ciò che sta accadendo qui, poiché è qualcosa a cui abbiamo già assistito in tutta la Svevia. I contadini stanno soffrendo. È vero, ma mi preoccupa quello che accadrà a Tassing. Sto bene. I contadini non possono nulla contro i soldati della Lega Sveva. Cos'è la Lega Sveva? Si tratta dei soldati della nobiltà sveva, il cui compito è quello di mantenere la pace dell'impero. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero. Fanno il deserto e lo chiamano pace. Mia moglie legge una quantità sorprendente di libri di storia romana. I rabbini non mi permettono di leggere le scritture, quindi cosa ti aspetti che faccia in casa, in una casa piena di libri? So che Otto e i contadini stanno correndo un grosso rischio. Ma credo che Otto riuscirà a preservare la pace. Ad ogni modo, non è della Lega Sveva che dobbiamo preoccuparci, ma dei soldati del Duca di Baviera. Baviera. Il principe vescovo ha l'autorità della Chiesa, ma le terre del Duca circondano Tassing e Chiersau. Ma mangiamo il pane bianco. Klaus, mi spiace di essermi presentato senza avvertirti ieri. Avevi tutto il diritto di essere arrabbiato. Klaus, volevo scusarmi per non aver mai risposto alle tue lettere.
Ero oberato di lavoro e non ho mai avuto il tempo. Klaus, mi dispiace per quello che è successo alla tua famiglia e mi dispiace di non averti mai risposto. Tutto qui. Mi dispiace. Oh! Oh, ci siamo! Ci siamo! Oh no, come temevo. Ora non possiamo più spostarci ed è tutta colpa mia. Avremmo dovuto andarcene prima da Basilea. Ti amo, Benjamin, ma stai zitto. Non me ne importa nulla, ho bisogno di aiuto. Sì, abbiamo bisogno di una levatrice. Ce n'è una disposta ad aiutare Raquel? Agnes Sveinverwoen è una levatrice di Tassing. Potresti andare a chiamarla? Klaus? Sì, la vado a chiamare. Da che ho memoria, Agnes ha fatto nascere ogni singolo bambino di Tassing. Non si rifiuterebbe mai di aiutare una donna. Grazie, grazie, grazie. Klaus, sei un mensch. Basta con i ringraziamenti. Vai a chiamare la levatrice. Sì. Andreas, hai il mio perdono. Kaspar, è stato bello averti qui con noi, ma ora è il caso che ve ne andiate. Grazie, Klaus. Buona fortuna, Raquel. Grazie, ne avrò bisogno. Vado a prendere Agnes. Grazie per esserti unito a noi, Andreas. Oh, quasi dimenticavo. Perché non vai a vedere i preparativi per il falò nelle comuni? Durante la tua ultima visita te li sei persi. Klaus! Vado, vado! Grazie, Klaus. Ora è meglio che andiamo. Stammi bene. Ok, dobbiamo andare alle comuni per vedere i preparativi, ma lo faremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!